In Gran Bretagna, 2 milioni di lavoratori del pubblico impiego hanno scioperato e sono scesi in piazza. Era dal 79 che da queste parti non si vedeva uno sciopero così. Guardate quante persone, sono lavoratori della scuola, sono insegnanti, sono persone che lavorano negli uffici pubblici, tutti in piazza contro l'Italia e contro la crisi economica. È in corso un attacco a tutta la nostra civiltà, alle pensioni degli insegnanti e degli impiegati pubblici, per non parlare di cosa stanno facendo le banche. Perché cosa pensa dei banchieri? Cosa penso dei banchieri? Dovrei dire delle parolacce. Stanno ancora guadagnando milioni e milioni di sterline e di euro sulle nostre spalle. La crisi morde anche qui. L'economia frena. Il prossimo anno ogni famiglia inglese pagherà 2.500 sterline in più. Non succedeva dal 1945. Il governo conservatore di Cameron ha varato un piano di austerity. Entro il 2017 verranno tagliati 710.000 posti nel pubblico impiego, mentre l'età pensionabile salirà a 67 anni nel 2026. Vogliono farci lavorare più a lungo e non prenderemo le nostre pensioni. Abbiamo diritto alle nostre pensioni. Abbiamo lavorato per così tanti anni. Noi non combattiamo solo per noi, ma anche per i giovani. Diciamo al governo, mantenete quello che ci avete promesso. Se i deputati prendono ancora le loro pensioni, perché noi no? È molto arrabbiata? Sono molto arrabbiata, sono schifata. Non importa chi c'è al governo, tanto non cambia mai niente. Sono un insegnante elementare, ma se le cose vanno così, licenzieranno molte persone. Come vedi il tuo futuro? Non lo vedo. Anche se vorrei lavorare nella scuola per molti anni. Ieri il ministro dell'economia ha annunciato che nei prossimi 2 anni i nostri salari cresceranno solo dell'1%. Nel lungo periodo ci sarà una massiccia riduzione dei salari nel settore pubblico. Il fondo pensione del Servizio Sanitario Nazionale è inattivo per 2 miliardi di sterline. Ci sono abbastanza soldi per pagare le pensioni con il sistema attuale e se anche smettessimo di pagare i contributi ce ne sarebbero comunque abbastanza per pagare le pensioni. Quando il governo ha visto questo fottuto bel mucchio di soldi ha pensato di pagare con quelli gli errori finanziari delle banche. Sono i banchieri responsabili di tutto ciò? No, ma il governo sta usando i nostri soldi per portare il paese fuori dal casino causato dalle banche. Philip Booth è il direttore dell'Istituto degli Affari Economici di Londra. Da qui la crisi dell'Europa e della sua moneta unica mette la miccia a quello che in Inghilterra già abbonda, l'euroscetticismo. I motivi delle proteste inglesi non sono molto diversi da quelli italiani. Abbiamo le pensioni che costano molto e che cresceranno col passare del tempo. Alcune soluzioni vengono anche dall'Europa, ma sono scettico, per esempio, sul ruolo troppo accentratore dell'Unione Europea. Per paesi come la Gran Bretagna ci sono più vantaggi a lasciare l'Europa che a rimanerci. L'Economist nella sua copertina si chiede se siamo davvero alla fine dell'euro. Lei che ne pensa? Non necessariamente sarà la fine, ma penso sia stato un errore imporre l'euro a tutti indistintamente. La moneta unica è un vantaggio per i paesi del nord Europa, ma imporla per motivi politici anche a paesi con un mercato del lavoro rigido, come a sud, è stato un grave errore. Alla London School of Economics, uno dei templi per gli studi di economia inglese, il professor Ian Begg è appena tornato da Roma. Anche lui ha letto la copertina dell'Economist, ma la pensa diversamente. Rassicuratevi, non siamo vicini alla fine dell'euro. L'eurozona è una parte della soluzione, non il problema. Serve solo più agilità per la BCE. Deve poter mettere in circolazione con più facilità il denaro. Chi non vuole che sia la BCE a salvare i paesi europei in crisi, non si rende neanche conto di cosa stia succedendo. Quali sono, secondo lei, le prime cose che Mario Monti deve fare? Direi 3 cose. Crescita, crescita, crescita. Gli italiani hanno vissuto in una bolla di sapone per molti anni. Pensavano di poter avere prosperità senza cambiamenti di sistema. Tuttavia, il governo Monti sarebbe stato più legittimato se fosse stato scelto dagli italiani e non commissionato da Bruxelles o Francoforte. Da più
più di un mese la piazza davanti a St. Paul Cathedral è un tappeto di tende da campeggio. Ci dormono studenti, persone che hanno perso il lavoro per lo più e che protestano contro il sistema delle banche che qui, insieme alla crisi finanziaria, ha mandato a gambe all'aria le famiglie. Perché sono qui? Per provare a cambiare le politiche economiche al potere. Credi mi piaccia dormire in una tenda o sull'asfalto? Sono qui e lo faccio per i miei nipoti e faccio ciò che serve per un cambiamento. Che futuro vede per le nuove generazioni? Per le nuove generazioni? Se le cose continuano così con il sistema di potere delle banche, non c'è nessuna speranza per le nuove generazioni. Saranno schiave di quell'1% che ha in mano tutta la ricchezza. Sono stanca dei politici che difendono solo gli interessi delle lobby finanziarie corrotte. È tempo che il governo faccia gli interessi delle persone che l'hanno votato. Le grandi banche sono quelle che si sono assunte i grandi rischi finanziari e ci hanno messo nei casini in cui siamo oggi. Loro si comportano sempre allo stesso modo e fanno gli stessi errori. Non siamo noi ad aver sbagliato. Perché dobbiamo pagare per loro? Da queste tende la City, con il suo business, sembra lontana anni luce. Così come il governo e il Parlamento, che giusto martedì ha previsto altri tagli per 23 miliardi di sterline. È normale che da qui l'Europa inizi ad andare più stretta di quanto già non fosse. Me lo racconta in un ristorante di Marylebone, a due passi dal cuore finanziario della città, il professor Geoffrey Wood. La crisi dell'euro era chiara e inevitabile fin dall'inizio. Nessuna unione monetaria ha mai funzionato senza una politica fiscale unitaria e l'Unione Europea non ha mai lontanamente concepito un'unione fiscale. Perciò il fallimento dell'euro è appena iniziato, ma è solo una questione di tempo. Sicuramente sarebbe meglio per tutta l'Unione Europea se non ci fosse più la moneta unica. Perché? Il Nord Europa si potrebbe unire, avere una moneta forte. Esporterebbe meno, ma potrebbe spendere di più in consumi e investimenti. Il Sud Europa, invece, potrebbe trovare una via d'uscita alla crisi con un vicino di casa ricco e potrebbe sfruttare la moneta debole per stimolare la crescita. Questa crescita, poi, permetterebbe le enormi riforme del mercato del lavoro di cui l'Europa del Sud ha bisogno.